La Casa Do Minore è una realtà che ha creato un sacerdote italiano, Fidei Donum di Mondovì, Don Renato Chiera, che nelle prossime settimane dovrebbe venire in Italia per presentare un suo ultimo libro e lo avremo in collegamento dalla nostra redazione, quindi continuate a seguirci. E insieme a questo sacerdote che ama accogliere i bambini di strada del Brasile ci sono tanti altri volontari e tra questi c'è appunto Veronica Paolucci, io mamma speciale. Ti ci ritrovi in questo titolo, Veronica? Sì, c'è troppo. E proprio la mia missione qui è quella di essere mamma dei bambini che accogliamo, bambini che sono senza genitori, che vivono per strada, che hanno vissuto esperienze negative nella loro vita e che noi accogliamo per aiutarli a ricostruirsi un futuro, credendo che è proprio attraverso l'accoglienza, l'amore di una mamma, di una famiglia, che loro possono recuperarsi anche come bambini nelle loro vite. Tu sei originaria di Fossano, in provincia di Cuneo, adesso ti trovi in Brasile da 3 anni, dici che parli e scrivi il portoghese come se fosse la tua prima lingua. Quanti ragazzi avete, bambini e bambine avete nella vostra casa? Attualmente abbiamo 15 bambini, dai 4 ai 14 anni. Ci stiamo preparando per poterne accogliere degli altri perché a novembre abbiamo aperto la seconda casa di accoglienza e piano piano ci stiamo organizzando per ammobiliare la casa, organizzarla, eccetera, e così potremmo raddoppiare e arrivare fino a un numero più o meno di 30 bambini, 15 per casa. Il calore umano che tu e gli altri operatori offrite è una medicina per i bambini della vostra Casa Do Minor. Sì, diciamo che è la cosa principale. Vediamo proprio nella nostra esperienza, ci rendiamo conto che la prima cosa di cui hanno bisogno i bambini è il calore umano, è un amore disinteressato e sincero. In effetti noi qui non abbiamo ancora delle case molto strutturate, soprattutto il primo anno abbiamo visto in situazioni abbastanza semplici, perciò ai bambini davamo quello che avevamo. Ma non è mai mancata l'allegria e la gioia perché avevamo l'entusiasmo e l'amore, no? Che si danno ai bambini. Questo veramente è l'ingrediente principale nella nostra vita e nella nostra missione. Allora Veronica, ti sei rivista? Sì, ma tu ti vedi ogni giorno Sì. così. Sì, più che altro faccio ballare gli altri bimbi. Io qui alla Casa Do Menor insegno alle bambine, ai bambini della casa che accogliamo e anche ai bambini della città che vogliono partecipare. Abbiamo come un centro culturale dove insegniamo varie arti e io così mi diverto a insegnare anche un po' di danza. E poi ogni tanto danzo anch'io perché mi piace tantissimo, fa parte della mia vita anche la danza. Veronica, chi sei tu per i bambini della Casa Do Menor di Sant'Anna de Panema? Allora, beh, la mia figura qui è prima di tutto è quella di una mamma. Molti mi chiamano Cia, che qui vuol dire zia, perché la maggior parte dei bambini hanno comunque la mamma. Che però per varie problematiche non li può seguire. Perciò la nostra, così io e le altre signore che sono qua veniamo chiamate CIE e comunque facciamo il compito della mamma, delle mamme. E inoltre mi occupo anche un pochino dell'organizzazione, della coordinazione del progetto e niente, questo qui un pochino sono le mie attribuzioni qui a Sant'Anna, ma così la mia missione, quello perché ho scelto di fare questa vita è proprio il fatto di poter essere mamma di questi bambini.
è stata proprio una scelta di vita il volere essere mamma, ma una mamma di una famiglia allargata. Allargato, sì. Sono cresciuta in questa spiritualità anche all'interno della mia famiglia, perché la mia famiglia è sempre stata aperta all'accoglienza di bambini che non nascevano dalla famiglia, ma che rinascevano, diciamo, secondo altre vie. E così poi anche la mia storia mi ha portato a fare questa scelta, perché ho sempre sentito come fondamentale la presenza della mamma nella vita dei bambini, e anch'io, avendo così perso la mamma da ragazzina, 14 anni, questo mi ha fatto capire ancora di più quanto fosse importante avere una presenza materna nella vita dei bambini.